Ciao a tutti da Gianfilippo, Product Specialist per Echo Guitars. Oggi qui con me ho una splendida A400 CE 12 corde della serie mia di Echo Guitars. È una chitarra con forma auditorium, spalla mancante, scala ridotta, parliamo di una scala lunga 630 mm, quindi diciamo che come approccio fisico questa chitarra si comporta esattamente come una normalissima chitarra acustica. E ovviamente ne va che anche le tecniche utilizzate sulla chitarra acustica a 6 corde possono essere riportate agevolmente su questa 12. Parliamo dei legni. La A400 CE 12 corde ha un top massello in cedro, fasce e fondo in ovangle, tastiera in branco wood. Che cos'è il branco wood? È il risultato di un particolare processo produttivo avviato dalla Blackwood Tech, che è partner di Algama dal 2015, piantando pini a ciclo breve in Nuova Zelanda. E tramite questo processo produttivo questo legno ha sviluppato delle capacità in grado di resistere all'umidità e agli sbalzi climatici, quindi l'effetto è stato quello di avere un legno molto resistente. Andiamo invece nei particolari. Qui troviamo il sistema di amplificazione marcato Fishman. Questo è un Flex Blend che comprende piezo elettrico e microfono. I controlli sono quello dell'EQ, che lavora in mid-scooped, quindi andando a scavare le frequenze medie in favore di basse e alte, man mano che si gira in senso orario. Quindi con questo potenziometro al minimo il suono è flat, più avanziamo e più le medie vengono scavate. Questo è il blend del microfono, che in realtà è un vero e proprio volume del microfono, in quanto non fa una percentuale tra piezo e microfono, ma semplicemente regola il volume del microfono che si va ad aggiungere a quello del piezo. Quindi con il potenziometro al minimo otterremo un suono solo dal piezo elettrico e andando avanti si aggiungerà anche quello del microfono. Accordatore a display con funzione di mute, che funge anche da volume generale della chitarra. E per ultimo, sul potenziometro dell'EQ, andando a schiacciare, andiamo ad invertire la fase. La mia 12 corde è uno strumento particolarmente comodo e leggero e soprattutto molto performante dal vivo, grazie appunto al sistema integrato. Andremo a sentire adesso dei sample audio effettuati tramite ripresa microfonica, ripresa del solo sistema e poi un mix di tutte e due le riprese. Tengo a precisare che quando utilizzerò il preamp on board, il Flex Blend, utilizzo il volume al massimo, l'EQ non sta agendo, quindi lo tengo flat, completamente chiuso, e il microfono completamente aperto. Quindi sentiremo in ordine suono ripreso da un microfono esterno, suono del sistema e un suono miscelato tra microfono esterno e sistema. Buon ascolto!